Ciao a tutti, bentornati. Nel tutorial di oggi, partendo dallo shape design, generative shape design, andremo a realizzarci un mouse. Spostiamoci sul piano orizzontale e andiamo a realizzarci una prima retta che sia di costruzione, diretta orizzontalmente, e poi andiamo invece a considerare un arco per 3 punti, e i punti saranno i seguenti, con il centro appartenente condizione di coincidenza tra questi due elementi. Avremo una distanza che dovrà essere pari a 57, il centro dovrà appartenere all'asse verticale, ancora condizione di coincidenza. Ok. E in ultimo andiamo a quotarci il raggio, che dovrà essere di 31 mm. Possiamo spostarci nello spazio e determinarci l'intersezione tra il nostro schizzo e il piano YZ. Ok. Ecco il punto di intersezione, possiamo spostarci adesso sul piano YZ. Utilizziamo ancora un arco per 3 punti, così diretto, facciamo in modo che questo punto e questo punto di intersezione siano fra di loro coincidenti, che il raggio dovrà essere pari a 47 mm, che la distanza di questo punto dall'asse verticale dovrà essere di 13 mm, e che la distanza sempre di questo punto dall'asse orizzontale dovrà essere invece pari a 38 mm. E ancora utilizziamo un arco per 3 punti. Il primo punto sarà questo, il secondo punto dovrà appartenere all'asse orizzontale, e questo sarà il terzo punto con condizione di tangenza tra i due archi. Con questo raggio, che dovrà essere pari a 106 mm, e imponiamo quindi la condizione di appartenenza tra questo punto ed il piano orizzontale e l'asse orizzontale. Possiamo quindi spostarci nello spazio. Ok. Ci spostiamo adesso nel piano ZX. Nel piano ZX andiamo a realizzarci uno schizzo che sarà costituito da, ok, controllo, quindi sarà costituito da una linea diretta in questo modo. L'appartenenza di questo punto dovrà essere con il piano orizzontale, quindi con l'asse orizzontale, verifichiamola, coincidenza, ok. Questo angolo dovrà essere inclinato di 5 gradi e dovremo avere la coincidenza tra questo punto e questo. Coincidenza. Ok. Quanto riguarda questa distanza, dovrà essere di 80 mm. Possiamo adesso spostarci nello spazio nuovamente. Ok. Consideriamo quindi questa linea, la andiamo ad estrudere. Direzione di estrusione è quella. Andiamo ad estrudere di 110 mm in una direzione e di 110 mm nella seconda direzione. Qualcuno potrebbe avere la possibilità di utilizzare l'opzione Mirror Extended o estensione specchiata. È uguale. Spostiamoci adesso su questo piano e andiamo a disegnare su questo piano ancora un arco con ancora la condizione di coincidenza tra questo punto e questo. Andiamocela a quotare, il raggio dovrà essere di 41 mm. Per
per quanto riguarda il posizionamento, la distanza del punto dall'asse orizzontale dovrà essere di 7 mm, mentre la distanza del punto dall'asse orizzontale dovrà essere pari a 18 mm. E ancora un altro arco che dovrà avere le seguenti caratteristiche, quindi facciamo in modo che i due elementi siano fra di loro tangenti. Questo punto dovrà appartenere a questa linea, che poi è l'asse orizzontale, quindi avremo una condizione di coincidenza e ci rimane da impostare il diametro, che dovrà essere di 103 mm. Non fatevi ingannare dalla prospettiva e ci spostiamo nello spazio. Ok. Spostiamoci sul piano YZ e ancora. Abbiamo bisogno adesso di una linea che parta dall'asse orizzontale, che sia inclinata di 7 gradi rispetto all'asse verticale, lo metto qui così si vede. La distanza del punto dall'asse verticale dovrà essere di 50 mm. Come estensione non ci interessa, l'importante è che intersechi la seconda curva, quella superiore, la possiamo allungare a nostro piacimento. Possiamo quindi spostarci nello spazio e andare ad estrudere questo elemento. Lasciamolo così, 110-110. Ah, uno l'ho fatto recente, è uguale. Ok. E adesso richiamiamo la funzione split taglia. Tagliamo questo rispetto a questo, con questo come riferimento. Inverti lato. Questo è esattamente quello che ci interessa. Diamo l'ok. Adesso andiamo a nasconderci questa linea, questa estrusione e anche questa linea. Quindi questi tre elementi nascondi visualizza. E adesso selezionata questa superficie e questa curva, utilizzando il comando specchia. Ci andiamo a specchiare rispetto a questo piano e ok. Abbiamo adesso bisogno di un piano che sia offset da questo piano, la distanza sarà di 60 mm e quello che poi ci interessa sarà semplicemente l'intersezione tra questo elemento ed il piano che ci siamo appena creati, quindi intersezione tra elemento e piano. E diamo ok. Ecco il punto, il piano lo possiamo nascondere. Spostiamoci adesso sul piano orizzontale, questo piano orizzontale, andiamo a realizzarci un altro schizzo. Utilizziamo ancora un arco di circonferenza, sempre per tre punti. Allora imponiamo la coincidenza tra questo punto e questo spigolo. Così come la coincidenza tra questo punto e questo spigolo. E quindi andiamo ad imporre che la distanza tra questi due elementi sia pari a 57 mm. E spostiamoci nello spazio. Prendiamo in considerazione questo elemento e questo elemento che possiamo nasconderci. E adesso abbiamo bisogno di un piano, e nel nostro caso sarà un piano per tre punti. E i tre punti saranno questo spigolo, questo punto e questo spigolo. E ok. Spostiamoci su questo piano. Andiamo a realizzare il nostro schizzo adesso su questo piano. E indovinate un po' di che cosa abbiamo bisogno. Sempre al solito
il solito arco, andiamo ad imporre la condizione di coincidenza tra questo punto e questo, la condizione di coincidenza tra questo e questo, e ovviamente la condizione di coincidenza tra l'arco e il punto. E ok, non ci possiamo spostare nello spazio. Nascondiamoci il piano. E poi di che cosa abbiamo bisogno? Di questa simmetria che abbiamo nascosto, nascondi, visualizza, quindi di questa linea. Ci andiamo a creare la simmetria di questa linea rispetto al piano YZ, ok? E adesso quello che facciamo è andare a richiamare il comando solido multisezione tra questa linea e questa, utilizzando come dorsali questa, questa e questa. E ok. Richiamiamo ancora il solido multisezione. Non lo sweep, ma il solido multisezione, eccolo qui. Allora, tra questo e questo utilizziamo come linee guida, come dorsali, come guide, questi due. Ecco fatto. Possiamo nasconderci questo, questo e questo. Possiamo nasconderci i vari schizzi, le intersezioni, lo spezza, il risultato multiplo della simmetria, quindi nascondi, visualizza. Questo no, e nemmeno questo. Quindi possiamo nasconderci questo schizzo, nascondi, visualizza. Questo schizzo, nascondi, visualizza. E l'altro schizzo, nascondi, visualizza. E questo spezza lo lasciamo attivo. Ci rimane questo, nascondi, visualizza, anche questa intersezione, nascondi, visualizza. Ok. Se andiamo a cambiare le impostazioni grafiche, ci rendiamo conto di come è fatto effettivamente il mouse. Ok. E adesso selezioniamoci questo, 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 questo. Quindi tutto quello che rimane, diciamo, lo spezza, la simmetria, ok? E le due superfici multisezione. E ne facciamo l'unione. E adesso, allora, come prima cosa possiamo smussare qualche elemento, quindi utilizzando lo smusso su spigolo, selezioniamo questo e questo, anteprima, ok, 5 mm. Andiamo a smussare ancora questo elemento di 3 mm, ok. Poi utilizzando il comando estrapola, andiamo ad estrapolarci questo e la condizione sarà quella continuità di tangenza rispetto a questo e lo estrapoliamo di 10 mm, sì. Facciamoci adesso una linea sul piano YZ, una bella linea orizzontale che disti 5 mm dall'asse orizzontale. Assicuriamoci quindi che intersechi tutta la struttura e possiamo adesso spostarci ancora nello spazio. Richiamiamo il comando estrudi. Ok. E adesso utilizziamo il comando
relimita, andiamo a relimitarci questo rispetto a questo, altro lato, no, altro lato, questo e altro lato, altro lato, altro lato. Ok. No, ho sbagliato ancora. Quindi nella rilimitazione questo va bene, questo così. Ok. Giocateci un po' col comando rilimita perché da sempre non è mai intuitivo. Dovrete sempre riprovare, ma conviene utilizzarlo perché alla fine ci crea un elemento, rilimitazione, che è dato dall'unione di tutti gli elementi che ne prendono parte. Andiamo a nasconderci in questo schizzo. Qui c'è un'altra. Acceso, nascondi, visualizza. Ce n'è un altro, eccolo qui. Adesso ci spostiamo nel piano orizzontale e andiamo a realizzarci un altro schizzo. Questa volta sarà un foro allungato con asse coincidente con l'asse. Allora avremo un raggio che dovrà essere pari a 7,5. L'asse dovrà essere complessivamente lungo 15 mm. Dovrà appartenere all'asse, quindi coincidenza, e la distanza, la circonferenza dall'asse orizzontale dovrà essere ancora pari a 15 mm. Spostiamoci nello spazio, richiamiamoci il comando estrudi. Andiamo ad estrudere l'elemento, ma la seconda quota la possiamo lasciare pari a 0, la prima la riduciamo. E con il comando taglia, questa volta andiamo a tagliarci questo rispetto a questo, anteprima, altro lato. Ok, e nascondiamoci questo. E andiamo a nasconderci anche l'ultimo schizzo che ci siamo creato. Andiamo ad utilizzare adesso il comando di sweep, e in particolar modo utilizzeremo lo sweep, pardon, circolare, questo, con due curve guida in raggio. Le curve guida saranno questa e questa. E come raggio imposteremo un raggio di 80 mm. Anteprima. Allora, come vedete, ci vengono fornite quattro distinte soluzioni. Questa è la prima in arancione. La seconda in arancione sarebbe questa con la convessità rivolta verso l'alto, questa volta. E invece noi interessa questa soluzione, concava verso il basso. Ok. E adesso utilizzando il comando riempimento andiamo a riempirci questo e ok e ancora andiamo a riempirci questo e ok. E adesso lo sweep e i due riempimenti più spezza. Quindi gli ultimi quattro elementi selezioniamo e ne facciamo l'unione. Ok. Quindi abbiamo un elemento unico. E possiamo spostarci adesso in Part Design, avvia Mechanical Design Part Design. E quindi possiamo utilizzare il comando chiudo una superficie. La superficie ovviamente è la nostra unione, diamo l'ok, ci verrà chiesto niente. Siamo già in part body, abbiamo la nostra superficie, nascondiamo l'unione ed ecco la parte realizzata. E se adesso utilizziamo il comando shell, selezionando la nostra parte, andiamo ad applicare uno spessore. Nulla, scegliamo tutto e andiamo ad applicare uno spessore che dovrà essere ad esempio di 0,5 mm.
senza facce da cancellare. Andiamo a realizzare semplicemente una struttura vuota, quindi abbiamo un guscio con uno spessore di 0,5 mm. Ad esempio adesso andiamo a considerare un piano parallelo al piano orizzontale, ma non serve perché l'abbiamo esteso, quindi ci possiamo posizionare direttamente sul piano orizzontale, quindi sul piano orizzontale possiamo richiamare ancora un foro allungato che avrà ad esempio un raggio di 3 mm. L'asse sarà coincidente con l'asse verticale. La lunghezza dell'asse potrà essere ad esempio di 10 mm, 15, e facciamo in modo che questo e questo ad esempio siano concentrici. Ok, e quindi richiamare nello spazio il comando tasca in vertidirezione. Non come quota, ma fino al prossimo elemento, come dare l'ok. Ok. Ecco che viene fuori anche il fatto che il nostro elemento è vuoto. Ed ecco realizzato il nostro mouse. Nascondiamoci piano principale, nascondi, visualizza. Ed ecco fatto. Vi potete sbizzarrire, potete aggiungere la rotellina, ok, ma questo comunque è il metodo migliore per realizzare un mouse. Potete variare la forma, il procedimento è quasi sempre lo stesso. Come al solito, spero che il tutorial vi sia servito e piaciuto. Iscrivetevi, mettete mi piace, ci vediamo alla prossima.